la plastica, oppure lui, perché noi il comune dobbiamo pagare i trasportatori per portarli su al nord, per fare la trasformazione di concimato, ma perché non abbiamo un posto di fabbrica dove poterlo creare? Non porta inquinamento, è solo una trasformazione da quello che è il nostro cibo a quello che diventerà il pulcino della nostra terra. Quanti ragazzi sono meglio che anche oggi erano davanti a bar seduti, ma nessuno ha preso l'intenzione di dire voglio culturalmente vedere la mostra che è stata portata qui a Sicignano come pittura, come arte, nasce dal niente, come io, come la signora è stata a realizzare questi quadri. Noi siamo nati da lui, abbiamo fatto quadri così, con l'intenzione, la volontà di farlo. Possiamo realizzare qualsiasi cosa e dare spazio ai giovani di creare, come lasciare liberi di nuovo alla gioventù di crearsi associazioni, creare delle associazioni per dei lavori agricoli, lavori che si possono risparmiare a livelli economici, a livelli di tasse. E noi al Sud perché non dobbiamo fare? Perché non dobbiamo tanto? Noi sappiamo che noi tutti al Sud trasportiamo la roba al nord, veniamo disgradati su al nord, si terrore. Che ci fa? Ma voi mangiate con il nostro nord, voi vivete con il nostro sudore. E questo dico, quindi dateci una mano a realizzare questi progetti che sono importanti per tutta la popolazione. Se non riusciamo a crearci noi questi temi di poter dare una mano a chi può aprire le porte del paradiso che oggi è indispensabile. Lascio la parola al signor e dico un'altra cosa. Stasera qui con noi abbiamo una persona che può darci aprire la strada del lavoro, ma ha bisogno della vostra collaborazione, di noi tutti. Io come disabile sto cercando di aiutare nei modi più eleganti, di allargare anche un'associazione che sia più onorevole per le problematiche che abbiamo noi tutti. Sicignano, se una persona sta male e deve essere trasportata, nel momento che arriva l'ambulanza, il malato è deceduto. Allora possiamo creare cose che sia più grandi, più unite. Perché non dobbiamo fare? Con questa ultima parola vi lascio alla persona che vi sto presentando. Signor Giorgiolini. Grazie Mario dell'ottima introduzione che fate. Io non nascondo, come sempre mi capita di preparare qualcosa, però poi alla fine non so perché mi diventa poi non impossibile, ma difficile riuscire poi a espletare questa diciamo, mia lettura. Però io stasera, come sempre, come sto facendo, e lo faccio con passione perché ho raccolto l'invito di Mario e Mario doveva essere beneficiato perché
Mario è una persona che ha conosciuto, sono entrato in casa sua, nella sua famiglia, mi ha detto che bisognava creare, organizzare qualche incontro, ma che non diventava soltanto un incontro, perché bisognava che si identificavano in noi delle linee programmatiche. Ne abbiamo parlato, con l'amministrazione comunale, e ho pensato che, oddio, io lo sto facendo con... io ci metto passione, lo dico sempre, lo ripeterò per l'ennesima volta, perché ho sempre detto che ci tenevo a fare e vorrei fare pubblicamente un incontro a Sicignano con tutti i cittadini di Sicignano, perché voi dovete essere informati, dovete essere al corrente per il motivo per cui io, presido non solo una riunione, il motivo per cui ho voluto stringere un rapporto con il territorio, ma soprattutto con l'amministrazione amato. Io, perdonatemi se non vi nascondo l'emozione, non vi nascondo io, perché parlare in questo luogo dove io ricordo appena 10-11 anni ero qui, mi ricordo quando questo è il vecchio municipio e me lo ricordo, voglio dire, ritornarci dopo tanti anni e come se vedo appese al posto dei quadri le fotografie che mi riportano indietro nel tempo, è bello, cioè questo è il cuore che pulsa di questo paese. Poi farlo soprattutto in un momento dove si parla di volontariato, di disabilità, sono stato sensibile e l'altra volta che ci lasciamo da questa sede io dissi che mi sarei interessato a far venire sul territorio delle persone che ci potevano, dare dei suggerimenti. Ho fatto con degli amici del CID, dell'associazione che io presido, l'associazione civica, un movimento libero, democratico, civico, a Salerno e anche, deve essere la 10 in provincia. Ho voluto chiamare Anna Petrone, e lei, chi come lei, da rappresentante, da consigliere regionale, ma da persona che vive questa disabilità, ci può dare a tutti noi questa, salutiamo, fermo un attimo, il sindaco Rosomarco. Questa presenza, questa voglia di essere trasportato da quelle che sono quelle che diverranno poi le problematiche, le tematiche, mi farebbe piacere cercare di affrontarle insieme a voi, parlandone con voi. Oddio, io forse non è questa la serata giusta, perché noi abbiamo iniziato, poi magari lo faremo in altre sedute, noi parlando di turismo, di una commissione, vabbè, ma non è il caso, perché adesso stiamo parlando di un'altra tematica, però sono degli interventi che noi poi porteremo sul territorio. L'ho fatto volentieri invitando come dicevo prima, Anna Petrone, sono rimasto contento che lei mi ha dato questa sua naturale, questa sua spontanea disponibilità. Che dirvi? È vero, Mario diceva prima che ci sono pochi giovani e questo è un dato, lasciatemelo dire, questo è un dato purtroppo non positivo, perché la presenza dei giovani deve sempre arricchire quello che è un discorso comunitario, però noi ovviamente lo portiamo avanti e crediamo di poter operare su quelle che sono le nostre tematiche. Io ringrazio l'amministrazione, ringrazio Mario, ringrazio i cittadini. E
dico, anche se non sono tante, non sono presenti i giovani, però dico a loro di ribellarsi. È vero, anche la poca presenza loro nelle diverse assemblee, nelle riunioni, è frutto di un malcostume, di un malcontento che, diciamo, generico, nazionale. Allora io dico a loro, ribellatevi, perché se noi andiamo per un attimo a vedere, leggendo i giornali e guardando quelli che sono